All'imbrunire, nel silenzio della quasi sera, rotto dal frusciare del vento, quando il buio ancora non ha prevalso sull'eterno ritorno della vita, i Monti Azzurri staccano il loro profilo sull'orizzonte. È quello il momento per scorgerlo o per credere di vederlo. Il Guerin Meschino è là, lungo il fianco sinistro della Sibilla, intento nella cerca incessante dell'antro. Il suo Graal è nascosto nella pancia del monte. E là si trova, gli hanno vaticinato, la risposta alla sua incessante domanda: chi sono io? Guerin Meschino è il più noto, gli altri non hanno nome o il loro nome è stato cancellato. Eppure anch'essi, cavalieri della cerca, salirono il Monte Fatato per ritrovare la propria esistenza o per perderla, inghiottiti dall'antro e dalle malie delle sue abitanti. Monti Azzurri, terre di storie e di leggende, come quella del procuratore Pilato precipitato nel lago omonimo o della piccola pastorella muta dell'Ambro che riebbe la voce dopo l'incontro con la Madonna, i sibillini continuano ad affascinare chiunque vi si avvicini. Per secoli, l'antro della profetessa è stato meta di pellegrinaggi, maga, strega, anticipatrice della Vergine Maria. La Sibilla ha lasciato tracce indelebili del suo passaggio e ha forgiato una cultura ancora presente nei centri abitati della Montagna Incantata. Per scorgere o credere di scorgere il cavaliere medievale c'è un luogo deputato che spicca di fronte a metà tra Sibilla e Priora sulla strada che da Montefortino conduce a Monte Monaco. Alla sommità di Monte Spino c'è la pieve di Sant'Angelo, piccola chiesa, un tempo ultimo caposaldo del vescovo Fermano in terra benedettina Farfense. Il suo ingresso fronteggia le montagne e le leggende. Sino a 50 anni fa i pastori recitavano a memoria l'opera di Andrea da Barberino, oggi non più. La saga cavalleresca è stata annientata. Più nessuno racconta dei signori contadini, dei domini contadini, dei Brunforte, degli Offoni, dei Mainardi, condottieri di origine longobarda e franca, i cui castelli sorgevano sulle cime dei Sibillini. Castel Manardo li ricorda tutti. Gente rude, gente tosta, legata a un patto di fedeltà con l'imperatore. Nei loro castelli risuonava il giuramento: la mia anima a Dio, la mia vita al mio sovrano, il mio cuore alla mia dama, il mio onore a me. Onore, fedeltà, lealtà, coraggio, termini strappati dal vocabolario. Eppure, sempre più giovani cercano ideali forti, vorrebbero un nuovo ordine, una nuova compagnia, una compagnia dell'anello. Intanto, un corno, forse il corno di Boromir, di tolkieniana memoria, ha cominciato a suonare e quando il corno squilla, la compagnia chiama a raccolta. L'opera letteraria e teatrale Lotario e Imelda di Cesare Catà sembra quel corno che chiama a raccolta, che ricostituisce la compagnia dell'anello. Turisti non per caso, turisti da raggiungere, invitare, convincere, coccolare. Ogni modalità è utile, purché intelligente e adatta allo scopo. Di ieri l'invettiva di Vittorio Sgarbi: amministratori idioti non allestiscono più mostre, non capiscono che le mostre portano soldi e turisti, molto più dei musei che sono luoghi della morte, parola di Sgarbi. La pensiamo come lui, aggiungendo anche dell'altro: i beni culturali delle nostre comunità possono essere richiamo anche attraverso i gemellaggi culturali, e ci spieghiamo. Personaggi, storie, intuizioni e legami, che vuol dire anche turismo e commercio. La cultura farebbe guadagnare se solo ci credessimo fino in fondo, guardando a 360 gradi, tenendo tutti i fattori in considerazione, i gemellaggi ad esempio. Vincenzo Matteucci, soprannominato Saporoso perché persona affabilissima, era fermano. Una torre ricorda la sua famiglia. In quella torre rinchiuse la stupenda principessa Cameria, figlia di Solimano II, sposa promessa a un generale del Gran Sultano. Saporoso fu anche capitano di ventura e architetto. Fortificò Ragusa, la Dubrovnik attuale, nella nostra Dalmazia, in Croazia del Sud per la nuova geografia. Perché Fermo non chiama Dubrovnik e stabilisce un contatto a partire proprio da quei fatti e da quei personaggi? Nel Museo Diocesano spicca la casula di Thomas Becket, forse l'oggetto più prezioso dei tanti preziosi che vi si conservano. Fu lavorata finemente dai Mori in Spagna. La indossò l'arcivescovo di Canterbury, Tommaso, colui che venne ucciso dai sicari di Re Enrico.
ne scrisse Eliot in Assassinio nella cattedrale. Dopo l'uccisione, la madre di Thomas donò la casula al vescovo di Fermo, presbitero, che era stato compagno di studi di suo figlio a Bologna. Fermo allora chiami Canterbury. C'è un legame forte che vincola le due terre, perché non gestirlo? A Kilkenny, in Irlanda, ci sono edifici pubblici e privati intitolati al Cardinal Rinuccini. Rinuccini era fermano e venne spedito dal Papa nel XVII secolo per sostenere gli irlandesi nella guerra contro l'Inghilterra. Ancora un legame, Fermo chiama Kilkenny. A Massa Fermana, nella zona prossima al cimitero, sorge un convento che fu eretto dopo il passaggio di San Francesco. Vi risiedettero per qualche tempo San Bernardino da Siena e San Giacomo della Marca da Monteprandone. Due santi, ma anche due economisti, tra virgolette, furono loro a pensare e costruire i Monti di Pietà. Ancora legami, ancora possibilità di gemellaggi. Perché non usare allora anche questa strategia? L'ho detto, l'ho insegnato, lo credo. La leggenda nera ripete ancora queste parole, le pronunciò sul rogo dell'Inquisizione Francesco Stabili. La pira ardeva dinanzi alla chiesa di Santa Croce a Firenze. Colui che venne chiamato Cecco d'Ascoli le urlò al popolo riunito. Si dice anche che l'autore della Cerba non morisse tra le fiamme e che la sua anima continui a vagare tra i Monti Sibillini, dove l'eco di quelle parole può essere ascoltata nelle sere di vento all'imbocco dell'Infernaccio in terra di Montefortino. Uno sfogo orgoglioso il suo contro quell'abate, o forse priore, che comandava il monastero seminario di San Leonardo e che tanta parte ebbe nella condanna del medico filosofo astrologo ascolano, condanna per de maleficis commissis in personam di un tal Brocardino. E forse quelle parole riecheggiano anche ai bordi degli occhi di serpente del lago di Pilato, dove una stele latino volgare fece parlare di Cecco. Ma non le udremo nei giorni di grande viavai turistico. Di notte, invece, quando il gran gendarme vigila e taglia le correnti impetuose, o in quel 21 giugno, giorno di solstizio ed evocazioni. Evocazioni che ancora oggi si compiono tra un salmodiare vergognoso di strani tipi risalenti da foce o discendenti dal vettore. Il libro del comando, Cecco, la dominazione degli spiriti della natura, un tutt'uno che lega magia nera a magia bianca, negromanzia e esoterismo. Non era Pilato, il nome secolare dello specchio d'acqua, era il lago dei negromanti sino al 300, poi tanto cambiò. In quegli anni Cecco s'aggirava per valli e cime, dicono che avesse studiato nel monastero ascolano di Santa Croce a Templum, il centro propulsore dell'esoterismo templare. Templari, ancora loro. Il motto «Non nobis domine, non nobis, se de nomini tuo, da gloriam» era inciso su alcuni portali e lunette di antiche case a Monte Monaco. Hot that I melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back.